Buonasera, benvenuti e benvenute alla seconda edizione del TG6. Il ministro della Salute Roberto Speranza questa mattina è stato in provincia di Teramo dove è inaugurato il centro vaccinale dell'università. Il resoconto della visita nel servizio. È iniziata in Abruzzo la settimana del ministro della Salute Roberto Speranza, che questa mattina si è recato in visita nella provincia di Teramo. Dopo una tappa alla piccola opera Charitas di Giulianova, Speranza si è poi recato nel capoluogo di provincia, dove ha inaugurato il centro vaccinale al campus dell'università. Davvero, quando mi è stato detto che si apriva un hub così importante, così strategico all'università, ho pensato che fosse proprio il segnale giusto e che meritasse la presenza del governo del nostro paese e del ministro della Salute. E credo che simbolicamente sia molto forte l'idea di portare la campagna di vaccinazione dentro un'università, perché l'università è l'idea del futuro e quindi questa dimensione di futuro si incrocia con la campagna di vaccinazione. E siamo in una fase cruciale perché abbiamo superato le 15 milioni di dosi somministrate, andiamo a una velocità di circa 1 milione di dosi ogni 3 giorni e ogni 3 giorni accelereremo ancora nei prossimi giorni. Io penso che nelle prossime settimane le due parole guida devono essere fiducia e prudenza. Dobbiamo declinarle assieme, fiducia perché abbiamo finalmente gli strumenti per uscire da questa stagione, ma ancora prudenza perché il Covid è presente, c'è una circolazione significativa, tante persone sono ancora in terapia intensiva e in area medica. Io penso che abbiamo bisogno di un grande patto paese in cui tutti insieme si rimette al centro la questione salute e si costruisce la prima mattonella su cui far ripartire davvero l'Italia. Saranno circa 3.800 le dosi di vaccino somministrate ogni giorno nelle 16 linee dell'Università di Teramo, numeri che fanno del campus l'hub più importante della ASL 4. Veramente non è un impegno del rettore, è un impegno dell'intera università, ma per tornare ad essere veramente tale, una comunità viva e pulsante come siamo sempre stati con i nostri studenti al nostro fianco. Un'università che sta su una turris eburnea non ha modo di essere, un'università integrata con il proprio territorio, ovviamente ha uno sguardo internazionale, ma è pienamente integrata con il proprio territorio e non si limita a fornire didattica e ricerca, ma interagisce anche per finalità sociali con il proprio territorio e noi non ci sottrarremo mai a ciò. Il ministro, scortato dal presidente di regione Marsilio, dagli assessori Verì e Quaresimale, dal direttore generale della ASL di Giosia e dal sindaco D'Alberto, ha poi visitato i reparti di terapia intensiva e subintensiva dell'ospedale Mazzini e l'Istituto Zooprofilattico, il laboratorio dove per la prima volta in Italia sono state identificate diverse varianti del Covid. Veniamo ora al bollettino Covid. Quest'oggi in Abruzzo sono 97 i nuovi casi, riguardano persone d'età compresa tra 1 e 92 anni. Quanto emerge dall'analisi di 2.092 tamponi molecolari, 910 test antigenici per un tasso di positività complessivo del 3,2%. 38 dei nuovi casi fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 32 a quella di Chieti, 6 a quella di Pescara e 25 a quella di Teramo. Mentre il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi e sale a 2.337, 434 sono invece i guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 9.758, 342 in meno rispetto a ieri. 514 pazienti, 8 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 52, 4 in meno rispetto a ieri e per la prima volta con 0 nuovi ricoveri sono invece in terapia intensiva, mentre gli altri 9.192, 346 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL. Questi numeri forniti dall'assessorato regionale alla sanità. Cambiamo argomento, sono arrivati nel pomeriggio all'aeroporto di Pescara con un volo charter 142 operatori agricoli marocchini che andranno a lavorare nel Fucino, ma anche fuori regione, dove manca la manodopera italiana. Iniziativa
a cura di Coldiretti Abruzzo. Paolo Renzetti. Una iniziativa importante quella di Coldiretti, fondamentale per la nostra agricoltura. Sì, è un volo molto importante quello che arriva oggi qui in Abruzzo, in quanto arrivano i collaboratori stagionali specializzati che ormai da tantissimi anni si occupano della raccolta delle produzioni stagionali Made in Italy. Raccolta che anche quest'anno è stata messa a rischio dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid, e in quanto sono state chiuse le frontiere, e quindi siamo organizzati immediatamente con il governo del Marocco, insieme con i funzionari della nostra ambasciata a Rabat, i quali sono messi a disposizione con i nostri uffici per organizzare il tutto e permettere a questi collaboratori di tornare presso le aziende dove ormai lavorano da tantissimi anni. Che sono stati sottoposti a tampone nel paese di origine, ora cosa accadrà una volta arrivati in Abruzzo? Una volta arrivati qui in Abruzzo dovranno rispettare la quarantena come da prassi presso la propria abitazione, dopodiché se tutto andrà per il verso giusto, nei primi di maggio torneranno a lavorare la maggior parte di loro nel Fugeno, e altri andranno a lavorare presso delle aziende che si trovano nelle province del nord Italia. In agricoltura qui in Abruzzo lavora una comunità di lavoratori marocchini che ha raggiunto il numero di 7.200, solo nel Fucino ce ne sono 4.500, quindi sono lavoratori indispensabili, anche perché non è possibile assumere i lavoratori italiani che magari hanno perso il lavoro e che hanno il sostegno al reddito, perché questa norma c'era l'anno scorso e stiamo ancora aspettando che sia prorogata per il 2021. Quindi parliamo di lavoratori, questi lavoratori nordafricani indispensabili per la nostra agricoltura. Sì, sono indispensabili, tornano tutti gli anni, sono specializzati in questi lavori, quindi assolutamente indispensabili. Presidente, l'aeroporto di Pescara, un aeroporto importante del centro Italia e non solo, e oggi c'è anche questa iniziativa della Coldiretti che vede l'arrivo di questo volo charter con tanti lavoratori che andranno a lavorare nella Marsica ma anche in altre regioni italiane. Sì, è il secondo anno, perché già l'anno scorso eravamo stati l'unico aeroporto durante il lockdown che con Coldiretti era riuscito a far atterrare 4 charter. Questo è il secondo charter nel 2021 e noi siamo lieti perché tutto viene fatto nella massima sicurezza. Queste persone fanno il tampone prima di partire e la quarantena quando arrivano. La Coldiretti in questo modo riesce ad avere personale specializzato per fare i lavori nei campi, e quindi è un tipico esempio in cui con la massima sicurezza l'economia e l'agricoltura vanno avanti. Possiamo dire che da oggi inizia una nuova stagione per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara? Ma speriamo di sì, noi siamo abbastanza fiduciosi, naturalmente abbiamo già ripreso i voli su Bergamo, Rialserio, Milano, stiamo riprendendo parecchi voli charter come questo e stiamo riprendendo altre linee. In alcuni casi non dipende da noi, ecco, dipende dai protocolli, però è giusto anche rispettarli. L'augurio, l'auspicio di poter avere un'estate quasi normale a livello di turismo, e questo sarebbe davvero importante per l'aeroporto di Pescara. Beh, noi stiamo preparando un pacchetto di rotte che va dalle 20 alle 30 rotte di incoming e di outgoing, cioè di gente che viene qui dall'Europa, dall'estero, ma dall'Italia. Sarà un'estate in cui noi faremo del nostro meglio per rilanciare l'aeroporto e fare qualche centinaio di migliaia di passeggeri come trampolino di rilancio di questo aeroporto, che era arrivato, come ricorderete, nel 2019 a 703.000 passeggeri, cioè un record storico. E a proposito di trasporti e infrastrutture, anche il consigliere comunale leghista di Avezzano, Tiziano Genovesi, entra nel dibattito sull'alta velocità Roma-Pescara. Nei giorni scorsi infatti era montata la polemica su dove dovrà passare la ferrovia, se nella Marsica o all'Aquila, e per Genovesi bisogna superare i campanilismi e tirare dritto con il progetto di RFI. Gioia Chiostri. Consigliere comunale Tiziano Genovesi, la ferrovia resta al centro dell'attenzione, soprattutto tra i due territori, quello dell'Aquila e quello di Avezzano, al centro dell'attenzione ma anche delle polemiche. Nei giorni scorsi c'è stato il consiglio comunale all'Aquila, straordinario proprio su questo tema. La Marsica ha risposto con un'adunanza di sindaci. Chiaramente è un progetto che vede i territori interessati, che sono Roma, Avezzano, Pescara, quindi c'è all'interno del progetto una ipotesi di lavoro anche su una bretella di collegamento tra l'Aquila e Sulmona, che potrebbe far sì che tutto il territorio interno della provincia dell'Aquila sia collegato a questa importantissima opera. Continuo a vedere molta strumentalizzazione da parte di tutti su questo tema, però continuo a dire, forse sarò una
voce fuori dal coro e continuerò ad essere una voce fuori dal coro. Qui ci deve essere una responsabilità, la responsabilità deve essere quella di un'intera classe dirigente, di un'intera classe dirigente che amministra la provincia dell'Aquila, non per fare una guerra tra chi sia più forte a fare un progetto tra Vezzano, l'Aquila, Sulmona, Celano, chi più ne ha più ne metta, deve essere una battaglia di aree interne, quindi il treno da dover agganciare non è quello di dove passa la ferrovia passa e passerà necessariamente tra Roma, Avezzano e Pescara. La sfida vera, epocale, è quella di una classe dirigente che fa il salto dell'ostacolo in maniera da lavorare uniti per la tutela del territorio della provincia dell'Aquila. Proseguiamo con la cronaca. Ci sono dei futili motivi alla base della lite degenerata ieri sera a Lanciano in una sparatoria che ha visto il ferimento in modo gravissimo di un ragazzo di 29 anni di origine albanesi ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara. Un altro ragazzo, 23enne, invece è ricoverato nell'ospedale di Lanciano per un colpo di bastone ricevuto alla testa. I carabinieri del nucleo investigativo di Chieti e delle compagnie di Lanciano e Ortona hanno arrestato 4 persone tra i 22 e i 39 anni con l'accusa di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi in concorso. Secondo quanto ricostruito dai militari, ieri sera attorno alle 20 nella zona industriale di Lanciano i 4 arrestati hanno atteso l'arrivo di altrettanti connazionali per discutere di un diverbio nato nel centro di Lanciano lungo corso Trento e Trieste. Dalle parole di uno dei 4 è passato ai fatti estraendo una pistola calibro 38 e colpendo alle spalle il 29enne che stava tentando la fuga. Dopo l'arrivo dei carabinieri e quello dei sanitari del 118, lo stesso è stato poi trasportato a Pescara e operato d'urgenza. Rischia la paralisi. L'altro ferito è stato colpito alla testa con un bastone prima che gli aggressori si dessero alla fuga. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. 3 sono stati fermati a Fossacesia ieri sera, subito dopo l'aggressione, tra loro anche colui che avrebbe sparato. Il 4 uomo invece è stato rintracciato dai carabinieri ad Altino. Andiamo a Chieti, rinnovati i vertici del Teatro Marucino. Giustino Angeloni è il nuovo presidente del CDA. Giustino Angeloni è il nuovo presidente del CDA del Teatro Marucino. Angeloni, possiamo dire un ritorno al passato? Grazie, sì, un ritorno al passato prima di tutto perché è un ritorno per me che sono stato molto tempo fuori da Chieti, al passato perché intendo rivalorizzare nella mia presidenza, se ci riesco ovviamente, tutto ciò che il Teatro Marrucino era nella storia e nella vita di tutti i giorni di Chieti. Il concetto secondo cui al teatro si va soltanto per vedere l'opera lirica bellissima, che in ogni caso faremo, o l'attore di grido che viene a recitare, deve essere sfatato. Questo è un monumento, vero, ma a disposizione della città e di tutte quante le sue esigenze. Bisogna, come si suol dire qui da noi in Abruzzo, farsi camminare la testa, perché la verità è che i fondi ci sarebbero. Ci sono i fondi nazionali, ci sono fondi europei, ci sono fondi anche addirittura extraeuropei che fondazioni americane per esempio mettono a disposizione. Bisogna essere molto bravi ad intercettarli e bisogna essere bravi nella progettazione di tutte quante le attività che si vogliono fare e poi soprattutto nella loro rendicontazione. Se diventeremo bravi in questo, i fondi non mancheranno. Parte una nuova era per il Teatro Marrucino, si punta ad un ulteriore rilancio della struttura, ma si guarda anche alla riapertura del Supercinema. Programmi ambiziosi. Assolutamente sì, si lavora, sicuramente si lavorerà nel solco di quanto già fatto in questi anni, ottimamente dalla scorsa consiliatura, e quindi il mio ringraziamento e il mio saluto anche al presidente uscente Sicari. Dicevo, sicuramente si ambisce a un'ulteriore affermazione di questo teatro a livello nazionale. Ricordiamo, un teatro lirico, l'unico teatro lirico d'Abruzzo, teatro di tradizione tra i pochissimi italiani a livello nazionale, anche puntando come cabina di regia per questa deputazione al Supercinema, alla Civitella per una programmazione estiva, insomma progetti molto ambiziosi. Rimaniamo a Chieti, dove in vista delle riaperture previste dal governo sin dal 26 aprile, l'assessorato al commercio è già al lavoro per sostenere un settore, quello del commercio, duramente colpito, lo sappiamo, da questa pandemia. Vediamo.
Assessore, dal 26 aprile riapriranno molte attività, si tornerà ad una quasi normalità per quanto riguarda il commercio, ma non solo. Nel nostro paese, in Abruzzo parliamo di Chieti in questo caso, state già pensando a questa seconda fase, se così la possiamo definire? Assolutamente sì, un momento assai importante, noi stiamo lavorando proprio per questa data da tempo, siamo felici che sia arrivata, abbiamo messo in campo tutta una serie di iniziative, per esempio Famiglie e Commercio, con la quale già stiamo erogando le prime 53.000 euro sotto forma di buoni acquisti a favore della categoria e degli esercizi commerciali della città, abbiamo riaperto i termini per arrivare poi alla cifra complessiva di 100.000 euro e poi insieme alla categoria abbiamo costruito un'iniziativa che è una vera e propria fidelity card del commercio cittadino che darà servizi alla cittadinanza, che formulerà anche delle promozioni e che soprattutto avrà l'obiettivo di riavvicinare la cittadinanza agli esercizi commerciali cittadini, perché un altro problema, oltre chiaramente a quello sanitario di questa pandemia, è stata quella di aver fatto proliferare l'acquisto online a scapito del commercio di vicinato. Noi questo non lo possiamo permettere, dobbiamo riportare le persone a comprare in città, da qui l'hashtag Comprateatino. Anche se è ancora un po' presto, state già pensando a delle iniziative per l'estate, anche per riportare il turismo nella città di Chieti? Se le condizioni lo consentiranno, certamente sì, insieme al nostro sindaco, insieme al vice sindaco De Cesare che ha la delega anche al turismo e agli eventi, stiamo ragionando proprio su una serie di iniziative che possano portare al contempo le persone a visitare la città, a vivere la città e chiaramente per quello che riguarda il commercio a comprare in città. Abbiamo su questo riscontrato una vicinanza da parte della categoria e noi sin dal nostro insediamento abbiamo costruito un tavolo del commercio che ha proprio questo obiettivo. E ora lo sport, partiamo dal calcio di Serie B. Nel ciclo odierno di tamponi non ci sono nuovi positivi nel gruppo squadra del Pescara e intanto la Lega B ha diramato l'orario del recupero con Lentella. Si giocherà alle ore 14 del 27 aprile. Andrea Costantini. L'assemblea di Lega di ieri ha deciso per il blocco immediato del campionato di Serie B. Domani e sabato dunque non si giocheranno 35esima e 36esima giornata. Il calendario è stato rimodulato e si ripartirà dalla 35esima giornata, sabato 1 luglio. In quella data il Pescara sarà di scena a Cosenza. Tempi poi estremamente contingentati. 36esima giornata martedì 4 maggio, Pescara Reggiana. Penultima giornata venerdì 7 maggio, Cremonese Pescara. E ultimo turno lunedì, Pescara Salernitana. Quindi playoff a ritmo serrato dal 13 al 27 maggio per liberare in tempo utile i calciatori che parteciperanno all'Europeo Under 21. I play-out cui il Pescara spera di partecipare si disputeranno il 15 e 21 maggio. In attesa della ripresa del 1 maggio si giocheranno i recuperi Pescara-Entella, martedì 27 aprile, in giornata la Lega ha comunicato l'orario, ore 14. Sempre in giornata è stato anticipato il recupero di Pordenone-Pisa, inizialmente previsto anch'esso per il 27 aprile. Sarà anticipato a sabato 24 aprile, ore 16. Resta da programmare Empoli-Chievo, su cui il giudice sportivo ha disposto che il match si giochi, ma non è chiaro se i clivensi vogliano fare ricorso in appello. A tal proposito, la decisione dell'Assemblea di far slittare le ultime quattro giornate ha tolto la Lega dall'impaccio legato alle partite del Pescara. Tenere le giornate all'interno del periodo di vigenza del provvedimento della ASL avrebbe comportato quasi certamente il mancato rinvio delle gare con Cosenza e Reggiana, con le due squadre che si sarebbero presentate, e il Pescara costretto a dimostrare l'impossibilità di giocare davanti alla giustizia sportiva. Un inutile balletto, fastidioso per tutti. Oltre a ciò, preservato il regolare corso del campionato, anche se, come detto, i tempi saranno molto ristretti e il Pescara tornerà in campo senza allenamenti collettivi. Anche se nelle ultime ore è arrivata una buona notizia, il ciclo odierno di tamponi è privo di nuove positività. Ci sono speranze che il focolaio si sia arrestato. Se anche il prossimo ciclo non dovesse presentare nuove positività, la ASL potrebbe considerare l'ipotesi di far cadere il divieto di allenamenti collettivi per i negativi con qualche giorno d'anticipo e il tecnico Grassadogna avrebbe qualche seduta in più per poter preparare in maniera decente una partita da vincere a tutti i costi contro Lentella. Per il momento i biancazzurri proseguono gli allenamenti individuali al Poggio, a gruppi di 6 calciatori, ma senza poter fare schemi e partite e senza provare i calci piazzati. Solo lavoro di corsa e forza, con debito rispetto delle distanze. Serie C, torna alla vittoria il Teramo, che tra le muramiche regola per 2-0 il Bisceglie con i gol di Bombaggi
e Arrigoni. Manca solo la matematica, ma la qualificazione alla post-season è ormai una certezza. Ania Cantagalli. Il Teramo fa un passo decisivo verso i playoff, battendo al Bonolis il Bisceglie 2-0 in una gara che i biancorossi interpretano con lo spirito giusto dopo la sconfitta contro la Cavese. Senza Vitturini, Lasic, Diachite e Tentardini, quest'ultimo out per squalifica, Paci conferma Trasciani in difesa per far coppia centralmente con Soprano, mentre Piacentini va ad occupare la zona destra della retroguardia. Cappa è chiamato invece ad interpretare l'esterno basso sul versante opposto. In avanti però la sorpresa è la prima chiamata da titolare per Chiere Mateng, preferito a Pinzauti per far coppia con Bombaggi. Nel Bisceglie torna invece titolare Cittadino dopo 6 gare di assenza, con Rocco e Makotà interpreti avanzati del 4-4-2. Il Bisceglie non inizia male la gara e dal sesto chiama già alla parata Lewandowski. I nerazzurri ripartono velocemente dopo una punizione dei biancorossi. Cittadino lascia Sartore, che però trova pronto l'estremo biancorosso. Il gol arriva, ma a segnare il Teramo. 2 minuti più tardi, infatti, Costa Ferreira tocca di prima per Ilari, tornato in campo dopo 2 gare trascorse in panchina, che serve Bombaggi e col mancino l'attaccante firma l'8ª rete stagionale ed il vantaggio del Diavolo. Passano pochi minuti ed i biancorossi vanno vicini al raddoppio. Costa Ferreira al 15° riceve da Chiere Mateng, prende la mira ma trova il palo più lontano ad Egardi e la rete. Sul proseguo dell'azione Arrigoni dalla distanza chiama in causa Spurio, che si salva in qualche modo in calcio d'angolo. Il Bisceglie non si arrocca in difesa ma prova soprattutto con gli esterni a costruire situazioni pericolose che la retroguardia biancorossa riesce a sbrogliare. Al 44° il contatto in area tra Piacentini e Mansur scatena le proteste del Bisceglie. Gli animi si scaldano ed il direttore di gara mostra il rosso ad un elemento per parte delle due panchine, tra cui il DS Sandro Federico. Il secondo tempo è anche più vivace della prima frazione. Maimone ci prova subito dalla distanza, non trovando lo specchio della porta, ma è Santoro il vero protagonista. Il centrocampista del Diavolo scende prima sulla destra per servire un cross a Bombaggi, che l'attaccante impatta alto. Al terzo è Costa Ferreira a provarci in aria, non trovando però la mira giusta. Al quarto Santoro va invece a sinistra, mette in mezzo ed il pallone, dopo un tentativo di Bombaggi, arriva di Lari, a cui Spurio in qualche modo dice di no. Un minuto dopo Santoro ci mette ancora una volta lo zampino. Sartore prova in qualche modo a fermarlo, ma lo fa in maniera fallosa secondo il direttore di gara, che accorda il calcio di rigore a favore del Diavolo. Dal dischetto va il capitano Arrigoni, che spiazza l'estremo ospite e porta i biancorossi sul 2-0, che sarà poi anche il risultato finale. Il Bisceglie però non rinuncia a provarci. Al nono giron direttamente da calcio di punizione sul lato corto impegna Lewandowski, che non si fa sorprendere sul primo palo. Al 13° Sartore invita Makotà, che di testa però non trova lo specchio. Il Teramo replica con Bombaggi, il cui tentativo dalla distanza però finisce fuori non di molto. I nerazzurri premono ancora al 14°. Lewandowski vede rimpallare un pallone a 2 passi, ma in qualche modo la retroguardia riesce a salvarsi. L'occasione più nitida per gli ospiti arriva al 17°. Prima Mansur e poi Makotà hanno le chance migliori per riaprire la contesa ed il Teramo ringrazia la scarsa vena soprattutto dell'attaccante, che a 2 passi dalla porta non trova lo specchio. Al 22° Mansur chiama Lewandowski in causa per l'ultima parata di giornata, mentre Bombaggi al 29° firma l'ultima opportunità del Teramo con deviazione sospetta in aria da parte di Vona. Prima della fine Arrigoni lascia il campo per uno scontro di gioco, dolorante al piede sinistro per una distorsione alla caviglia, e sarà da capire se riuscirà ad essere a disposizione domenica prossima per la trasferta di Avellino, dove mancheranno sicuramente già Ilari e Santoro in diffida ed ammoniti. Abbiamo appena ascoltato la questione infortunati nel Diavolo, vediamo gli aggiornamenti. Nella gara con il Bisceglie disputata ieri, come abbiamo sentito, Arrigoni ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Il calciatore sta già effettuando le terapie del caso e verrà monitorato giorno per giorno dallo staff sanitario biancorosso. Prosegue il lavoro personalizzato di recupero per Diachité, con graduale rientro in gruppo previsto probabilmente in settimana. Allenamento differenziato invece per i difensori Vitturini, per cui gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni, e Lasic, quest'ultimo in fase di recupero da una lesione muscolare di primo grado, mentre l'eco cui è stato sottoposto Viero ha evidenziato una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale.
Per Di Matteo, infine, giovedì è prevista una risonanza magnetica di controllo. La squadra domani avrà il giorno di riposo e tornerà al lavoro mercoledì mattina per preparare la trasferta di Avellino. Serie D, tre pareggi per le prime cinque della classifica del Girone F. Il Campobasso si ferma al nuovo Romagnoli con la Vastese, il Notaresco acciuffa l'1-1 sul campo del Matese, mentre emozionante la rimonta del Castelnuovo. Successi fondamentali per Giulianova e Pineto, ora stop al torneo per permettere i recuperi. Un sunto di questa giornata di campionato nel servizio di Jacopo Forcella. La giornata numero 27 di campionato in Serie D non cambia, le gerarchie in vetta con tre pareggi per le prime cinque della classe. Passo simile con la capolista Campobasso che è il nuovo Romagnoli, non va oltre lo 0-0 contro lo Vastese. La formazione di Fulvio D'Adderio resiste all'11 di Cudini e strappa un punto in attesa dei recuperi che partono già da questa settimana, visto che il campionato per un po' si ferma. Aragonesi che nel primo tempo vanno vicino al gol con Di Prisco devono rinunciare a Leandro Martinez per infortunio e tremano sulla sgroppata nella ripresa di Cogliati che serve Esposito, ma è miracoloso Boccanera a dirgli di no. Vastese che torna in campo sabato per il recupero del match contro l'Aprilia della quinta giornata di ritorno. Quello che abbiamo fatto oggi lo faremo anche col Notaresco e quindi noi faremo il nostro dovere. Io dico sempre una frase: dove sono stato da calciatore e da allenatore, non mi sono preso mai rivincite, sempre soddisfazioni. Ma perché questo? Perché le rivincite se le prendono sempre i perdenti, quelli che ci hanno sempre da dimostrare dopo. Io qui sono stato benissimo, è la mia gente e sono orgoglioso di essere murisano. All'ultimo respiro il Notaresco strappa un pareggio insperato sul campo del Matese grazie a Gallo e resta in scia la prima in classifica. L'impegno era di quelli complicati e il rigore di Galesio per il fallo rilevato dall'arbitro di Acquadro su Adusa rischiava di far fermare la striscia dei risultati positivi della formazione di Epifani. Un 1-1 a cui il Notaresco si era avvicinato in precedenza, ma lo spunto del centrale è stato quello decisivo. È stata una partita, come hai detto, su un campo molto difficile contro una squadra che sta facendo grandi cose perché viene da 16, oggi era il 16esimo risultato consecutivo, quindi lo sapevamo. E dispiacere che il primo tempo potevamo fare di più noi, e dovevamo essere più veloci nell'entrare nelle linee loro e gli abbiamo prestato un po' il fianco anche alcune ripartenze, alcune palle sopra. Poi il secondo tempo, specialmente nell'ultima mezz'ora, abbiamo fatto quello che sappiamo fare e è venuta fuori un po' la forza di questa squadra. Pari pirotecnico invece a Castelnuovo nella sfida playoff tra i padroni di casa e la Cinzia Albalonga, e dire che i neroverdi a 17 minuti dalla fine erano sotto 0-3 per effetto dei gol di D'Agostino, doppietta e Cardillo girata al volo su assist proprio di D'Agostino. Nell'11 di Guido Di Fabio però sale in cattedra Manari che segna la rete dell'1-3, serve De Giglio per il 2-3 e al 94esimo la testata di Cellucci regala la parità ai padroni di casa e un terzo posto in classifica ancora possibile. Stiamo vivendo un momento non felicissimo, capito? E in queste partite in tante occasioni gli episodi hanno fatto la differenza. Oggi per quello che è successo in campo poteva ammazzare anche un toro. Noi, nonostante tutte le difficoltà, tra errori nostri, errori arbitrali, un po' di tutto, ci siamo messi lì a crederci fino alla fine. Devo dire che questi ragazzi sono stati veramente fantastici, a dimostrazione di quello che penso io di loro. Il successo più importante della giornata però è quello della Giulianova che nello scontro diretto del Capo I Prati di Fiuggi batte seccamente i laziali 2-0 grazie alla doppietta di Paudice, due gol nel primo tempo e la sensazione, col recupero anche di Demoleone in difesa, di una squadra ormai totalmente conscia delle proprie potenzialità. Quest'ultimo periodo lo ha sempre dimostrato in tutte le, anche domenica, pur perdendo a Rieti. Noi oggi più che vincere non potevamo, insomma, più che fare tre punti non potevamo, ma indipendentemente dalle altre partite, indipendentemente anche dalla classifica, perché questa purtroppo quest'anno è una classifica virtuale. Per gli allenatori è importante, l'ho sempre detto, è importante sì cercare assieme alla squadra di raggiungere l'obiettivo, però l'altro obiettivo che si propone l'allenatore è anche quello di far crescere
le individualità della sua squadra. La nostra è una squadra, lo vedete, no? Sempre molto giovane. 10 punti in 4 partite sono invece il bottino del Pineto, che sta risalendo velocemente la classifica. Lo fa grazie al successo interno contro i Rieti, alle marcature nel secondo tempo di Esposito e Minincleri, che fallisce un calcio di rigore ma si riscatta al minuto 64. Biancazzurri che dopo domani giocheranno contro il Matese, formazione molto insidiosa, ma Pomante sembra aver trovato la formula per riconsegnare al Pineto la posizione in classifica più consona. Secondo tempo siamo ripartiti alla grande, siamo andati in vantaggio, siamo stati bravi anche a raddoppiare. È normale poi, una volta che c'è stata l'espulsione, un po' di sofferenza e ci sta, però c'è anche da dire che occasioni da parte del Rieti non ce ne sono state tante. Oggi penso che abbiamo dimostrato la nostra forza e la vittoria è strameritata. Termina qui questa edizione del TG6. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Replay di Enrico Rocchi. L'informazione invece tornerà alle ore 23 con l'edizione della notte. Grazie e una buona serata.